dobbiamo avere la fede, alleluia, avere la gloria a Dio. Dobbiamo riflettere, dobbiamo capire la verità, perché per tanti anni ci hanno ingannato il sistema, il materialismo. Anche le chiese ci hanno ingannato, le chiese dei papi, dei preti, degli idoli, delle statue, dove c'hanno il Dio denaro, il business, la politica, tutto un inganno. L'unica verità è Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Cerca Gesù, leggi il Vangelo, leggilo col tuo cuore. Leggi le sacre scritture. Leggi la parola. Scusami, potresti andare leggermente un po' più è là. Per te. Mi dia una spiegazione. C'è la gente che vorrebbe magari mangiare un po'. Ma io sto predicando. C'è libertà in Italia, no? Allora, sopportate un attimino, come io sopporto i bestemmiatori, quelli che mi fumano in faccia, quelli che mi insultano, li sopporto. E sopportatemi anche voi. Alleluia. Da quant'è che non si predica in piazza Chiavari? Da quanto tempo è che non si predica in piazza Chiavari? Che Dio ci aiuti. Non hanno pazienza le persone. Oh Padre, tocca questi cuori. Cercate la verità. Abbi pietà, misericordia. Cercate la luce di Dio. Alleluia. La parola del Signore. Alleluia. Gesù Cristo disse: droga? Il cielo e la terra passeranno. Lei pensa a vendere le patate e le cipolle, che io penso a predicare. Lei pensi a vendere le verdure, che è meglio. Alleluia. Invece di dire parolacce, bestemmie, insulti, se no Dio vi castigherà. Gesù disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Alleluia. Questa è la verità. E la giustizia e la luce, la vita eterna. Oh alleluia, ti voglio dire solo questo: Cristo ha un futuro per te. Amen. Alleluia. Gesù ha un futuro per te. Amen, amen, amen. Gesù ha una speranza per te, anche se sei il peggiore peccatore di Chiavari. Anche se sei la peggiore peccatrice di Chiavari, Gesù vuole perdonarti, salvarti, vuole illuminarti il Signore. Ecco perché stiamo predicando. A volte ci insultano, a me mi dicono parolacce, brutte parole, mi minacciano a volte perché predico. Una volta nel nord Italia mi hanno messo le manette perché predicavo, ma non importa, Gesù è morto per noi, per me. Amen. Ha dato il suo sangue alla croce. Non mi fa niente se mi arrestano, se mi insultano, se mi lanciano i pomodori marci, se mi lanciano addosso le pietre, non importa. A Giovanni Battista lo hanno ucciso, lo hanno decapitato, i primi apostoli li incarceravano. Gli imperatori romani li cacciavano nel fosso dei leoni. Allora io devo predicare il nome di Cristo in mezzo a una generazione corrotta, in mezzo a una società perversa, corrotta, dove perfino i governanti sono i peggiori ladroni, i peggiori bugiardi, i peggiori criminali stanno lì nei governi. Gloria a Dio, alleluia. Mi hanno denunciato perché gli ho detto la verità. Ai poliziotti gli ho detto la verità. Voi fermate chi predica il nome di Gesù, ma non fermate gli spacciatori. Non fermano gli spacciatori. Non fermano quelli che vendono il crack ai nostri giovani. Non fermano i camorristi. Non fermano i mafiosi. Però fermano i predicatori. Perché ho detto questa verità. Nel nord Italia mi hanno fatto una querela. È un'ingiustizia tremenda, ma la verità trionferà sempre. Amen. La verità trionferà sempre. Gloria prima a Dio, poi, alleluia. Ascoltate, Gesù verrà a fare giustizia. Gloria a Dio. Gesù verrà a fare giustizia, prima o poi. Ecco perché predichiamo l'amore di Dio che vuole salvarti.
che ha dato suo figlio per noi alla croce, che morì per noi, e lui vuole darti la speranza. Gloria, gloria a te. Avvicinatevi a Cristo, avvicinatevi al Vangelo. C'è potenza nel sangue di Gesù. Avvicinatevi alla fede, avvicinati a Gesù, avvicinati a Dio. Non pensare solo al denaro, al lavoro, al pallone, al calcio. Non pensare solo alle cose terrene, al sesso, a fumare, a bere, a ballare, a divertirti. Tu hai un'anima. Tu hai un'anima, la salvezza dell'anima è la cosa principale. La salvezza dell'anima è la cosa più importante. Credi in Cristo, chiedi perdono a Lui e vedrai la sua luce. Alleluia. Alleluia. Gloria a Cristo, gloria, alleluia, gloria, 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 gloria. C'è potenza nel sangue di Gesù, c'è potenza nel tuo nome, Gesù. Alleluia, in nessun altro c'è la salvezza, ma solo nel nome di Gesù. Perciò rispettate la parola, ragazzi, per il vostro bene ve lo diciamo. Rispettate Dio, rispettate Dio.